Buongiorno e bentrovati a questa sesta puntata di Mattina con noi che già da ieri abbiamo capito che non è più Mattina con noi perché il, il mio co conduttore Stefano Bandecchi è tornato alla sua routine imprenditoriale e quindi diciamo che ci siamo ufficialmente separati. Allora, oggi abbiamo tutta una serie di ospiti davvero molto interessanti. Io vorrei subito presentarvi la prima ospite. Che si chiama Vanina Antonelli, che è autrice del libro Favole per cuori rivoluzionari. Buongiorno Vanina. Buongiorno a tutti. Che Un splendore! Piacere. Sei radiosissima, io mi sono appena svegliata, sto sì. morendo di sonno. <ride> allora, tu hai scritto questa, diciamo, questa raccolta di, di racconti, eh, sì. dove in ogni storia si, si denota una parte di te. Che vuoi. Eh, diciamo, eh, tramandare al lettore. Ogni racconto è come se fosse terapeutico al fine di insegnare qualcosa al tuo lettore. Sì, allora innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di presentare il mio progetto, Verona favole per cuori rivoluzionari. Eh, è il mio primo libro e diciamo che è nato un po' sia come esperimento personale sia a scopo terapeutico. E va a trattare, diciamo, in ogni singola storia, sono otto storie completamente eterogenee, quindi differiscono tra loro per personaggi e trama, e vanno ad analizzare un po' quelle che sono ovviamente le debolezze che appartengono un po' ad ognuno di noi, in primis a me stessa. E lo Questa scelta e... del titolo, perché proprio Altra. questo titolo? Perché diciamo la rivoluzione è una forza che appartiene a ciascuno di noi, che risiede in tutti noi e che. Diciamo, ci dovrebbe spingere, ci spinge, diciamo, anche se cerchiamo di ad andare oltre, quindi eh, a superare quelli che possono essere momenti di difficoltà, ad andare oltre i propri limiti, e, e a riscoprire che in realtà esistono sì, il bene e il male, ma cercare di scegliere sempre il bene. Insomma, chi hai scelto proprio questo genere fiabesco? A chi vuoi fare arrivare il tuo messaggio? Allora, diciamo, il genere fiabesco mh, mi ha servito per andare a trattare delle tematiche che poi fondamentalmente sono sempre quelle, perché appunto i limiti umani, la debolezza umana, però con una leggerezza ulteriore che è appunto quella della fiaba, che di per sé si caratterizza da, eh, da magia, diciamo da dei tratti, da dei connotati proprio appunto della favola, che rende tutto molto più fruibile per ciascuno di noi. In realtà ci tengo a dire che eh, molto importante è stato anche il fatto che fossero favole perché questo progetto prevede che il mio ricavato venga devoluto al Comitato per la Vita Daniele Chianelli che è un'associazione per eh, la cura e la ricerca di linfomi, tumori e le leucemie. Eh, quindi... Da dove è nata quest'idea di, di dare tutto in beneficenza? Perché appunto sono venuta in contatto con questa associazione eh, Ora, ho visto la professionalità delle persone che eh, lavorano appunto al suo interno, ehm, con particolare attenzione rivolta ai bambini, quindi eh, ecco perché è stato per me importante il fatto che fossero favole. Anina, mi colpiscono particolarmente i protagonisti dei tuoi racconti, perché tu spazi da, dagli esseri umani agli animali, addirittura a soggetti privi di, di fisicità come il tempo. Esatto. Perché questa, questa scelta? Beh, per fare in modo che appunto fossero tutte storie più o meno diverse, con diciamo morali differenti, ma che potessero anche un po' in interessare diciamo, il lettore, essendo appunto tutti protagonisti eterogenei. Poi, Beh. ovviamente, in ogni storia c'è una parte della mia esperienza, una parte della mia vita, ci sono dei ricordi personali che si sviluppano attraverso dei personaggi diversi, come diverso è, è proprio l'animo la umano, diciamo. Qual è la tua concezione del tempo? Penso che lo fai protagonista almeno ci, ci fai capire. Il tempo è una cosa troppo preziosa per ciascuno di noi eh, proprio come scrivo nel libro il tempo che eh, viene definito il so tempo sovrano, è il tempo rubato, diciamo, diamo sempre tantissime accezioni, tantissime caratteristiche al tempo che poi in realtà mh, diciamo, vanno un po' a, spesso a portarci fuori strada. Diciamo che molto spesso non diamo abbastanza importanza al tempo, questo è un po' un problema. Quindi dici che magari cerchiamo delle scuse appigliandoci a degli aggettivi mh, da attribuire al tempo, però di base il tempo è solo uno e diciamo che non va perso in un certo senso. dovremmo cercare di chiuderne meglio mm. Non è strano. Curiosa come... Non mi rendendo conto perché comunque è impegno di tutti in quotidiana, non è sempre così semplice eh, soffermarci a pensare su quanto abbiamo e su quanto importante sarebbe eh, utilizzare il tempo nella maniera migliore. Però sì. diciamo, anche ritagliarsi uno spazio personale come è stato per me scrivere queste favole, cioè, per quanto almeno riguarda le mie esperienze, è stato utilizzare bene il tempo, cioè ritagliarsi un po' di tempo per sé, trovare una via di fuga, ecco. Riscoprire se stessi, come dici tu, riscoprire la propria intimità perché ad oggi molto spesso si tralasciano proprio le piccole cose, quelle, quelle cose che poi sono fondamentali a far capire veramente la tua essenza. Esatto. E tu in fai posto... proprio questo, lasci Quindi. la tua essenza in ogni racconto per poi, poi tirare sono... le somme e appunto far sì che le tue parole siano proprio terapia per i tuoi lettori. Io lo spero, diciamo che comunque le favole sono mh, diciamo basate su piccole cose, su atteggiamenti semplici, che, problematiche che più o meno appartengono alla vita di ciascuno di noi, all'esperienza di ciascuno di noi, quindi si basano proprio su, sulle accortezze, sui dettagli, su tante cose che mi sono resa conto io stessa spesso andiamo a sottovalutare quando in realtà sono cose di fondamentale importanza. Non, purtroppo il correre, 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 poi ovviamente questo periodo ci ha insegnato più di forse qualunque altro periodo che appunto dobbiamo fermarci, cioè, dobbiamo anche essere capaci di fermarci. E tu Vanina, eh, in questa vita stradinamica in cui il tempo scarseggia, il tempo per noi stessi parlo, quando trovi un momento, un ritaglio di tempo per te stessa in cui ti fermi a pensare, a riflettere? Quando lo trovi questo momento? Questa è una, è una bella domanda. <ride> in realtà dipende un po' dai periodi, diciamo. Non, non sono una persona eh, capace. Una persona che si autoanalizza. Non sono molto capace di restare magari sul divano mezz'ora, 40 minuti a fissare il soffitto e a pensare. Quindi magari lo faccio. Attraverso altri gesti, come appunto può essere lo scrivere, diciamo, okay. analizzare la mia vita, però magari scrivendo. È altrettanto cioè, terapeutico. Sì, assolutamente. Poi, ovviamente, per me, poi ognuno trova la propria via di fuga. Per me è stato molto terapeutico, sì. Bello. Ehm, a questo punto ti chiedo se hai in mente di, di scrivere altri libri in futuro. Mi piacerebbe, ci vuole tempo, ci vuole molto tempo, ci vuole costanza e dedizione, quindi diciamo ci sto lavorando, speriamo che esca a fare qualcosa di buono. Piccolo a spoiler, spoiler a riguardo... riguardo, spoilerci qualcosa riguardo il futuro libro? Guarda, probabilmente non saranno favole, ma cercheremo di spostarci sul romanzo. Però è ah. tutto, è vediamo. <ride> bello per me, bello non avendo mai avuto esperienze prima di queste quindi diciamo ci devo lavorare tu hai un modello a cui ti ispiri qualcuno insomma che, che ti ha ispirato in, in questo guarda gli scrittori sono piaciuti diciamo a livello, cioè, a livello italiano eh... Baricco, Harry De Luca, poi mi piace molto la cultura centro-sudamericana, quindi eh, Gabriel Garcia Marquez, oppure mi, è piaciuto, mi sono piaciuti degli scrittori israeliani, quindi eh, diciamo sì, sono abbastanza eterogenea come genere di lettura. Bello, un po' come come i tuoi racconti i tuoi personaggi. Un, misto, un mix di tutto. Hai fatto un'insalata condita in modo pazzesco alla fine. Bello, bello così. Va bene, Vanina, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento. Sei stata un tanto carina, stradettagliata. Eh, eh, ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata e buona fortuna. per Avvicina la, meglio allo schermo. Perché proprio cuori rivoluzionari? Tu ti senti un cuore rivoluzionario quindi? Io ci provo, dai. Bisogna provarci sempre, cercare di fare la differenza quantomeno per te stesso. È vero, hai ragione. Una, una rivoluzione nel cuore, nella testa. Speriamo che, che venga capita. Speriamo, dai, speriamo che ognuno riesca a fare la propria poi, perché tanto alla fine è quello che fa la differenza. Sì, è vero. Grazie ancora, buona giornata. Anche a voi, ciao a tutti! Ciao. ciao, abbiamo sentito Vanina Antonelli, autrice di questo libro, a mio avviso, meraviglioso, perché cioè, è vero, l'essere umano molto spesso non, non si ferma a, a pensare della propria vita. Cioè, siamo presi talmente tanto dal, de, dal dinamismo. Cioè, non ci fermiamo un attimo, siamo sempre così distratti per i fatti nostri, cioè siamo sempre lì a puntare il dito, che molto spesso ci dimentichiamo di, di fermarci e di valutare noi, noi stessi, rivalutare, valutare e rivalutare i nostri bisogni, eh, le nostre paure, cercare di, di, diciamo, di abbatterle in un certo senso. Quindi mi ha molto colpita, devo essere sincera. Io poi sono una che fa continua autoanalisi, quindi a un certo punto mi devo pure fermare, perché da fuori le persone ti vedono tranquilla, però poi in realtà in testa hai una, una guerra continua, e quindi basta, basta, non si può fare questa vita. Adesso sto già sudando perché qui dentro c'è un caldo assurdo, e eh, quindi è arrivato il momento di andare a prendere una bella mm, camomilla, eh, è una bella bottiglia d'acqua però congelata perché qui si è riscaldata. Quindi ci vediamo tra poco. Bentornati. Ci siamo un po' rifocillati in questa, in questa pausa. Allora intanto prima di andare avanti con il secondo ospite... Ehm, in questo momento è in corso l'informativa urgente alla Camera del Presidente Conte che sta discutendo sulla fase 2, sul, eh, si sta concentrando sulle riaperture dopo il lockdown. A seguire, dopo questa informativa, ci sarà il dibattito senza voto, appunto essendo proprio un'informativa, e quindi le dichiarazioni eh, di voto, il voto finale, insomma, tutta una serie di, di, di procedure. E quindi noi siamo in attesa, vedremo che provvedimenti saranno presi. Poi, comunque, per quanto riguarda insomma, la situazione che sta vivendo il nostro paese, i numeri del, del contagio nella giornata di ieri hanno mostrato un trend ancora diciamo, costante per quanto riguarda le vittime, mentre i nuovi positivi sono tornati a scendere. Scusate un attimo perché eh, mi stanno bussando. Permesso? Alessia vedo che stai facendo che, colazione che da sola, <ride> ciao, buongiorno, ti ho portato un cornetto, Ma, grazie, posso, posso sedermi? Certo, Mi inviti, sono alla certo. Tua tavola. certo, guarda devi sapere Aurora che per me è stato un trauma, Buongiorno! è stato un trauma perché mattina con noi sai bene che era mattina con me e Stefano Bandecchi il mio co-conduttore co mi sono ritrovata qui da sola a fare la colazione da sola ogni mattina. Infatti guardate, cioè non ho assaggiato nulla perché proprio ero. Proprio male e tu mi, mi hai fatto una sorpresona. Sì, ti ho portato un cornetto così questa mattina con noi, continua ad essere mattina con noi. Anche Grazie. perché penso che saranno le ultime colazioni che noi possiamo passare così qui vicine dentro. Cioè. qui dentro e così vicine, anche cioè. perché lo sanno i nostri telespettatori che noi sono circa 70 giorni che siamo qui in quarantena all'università Nicolo Cusano e domani usciremo. Quindi domani noi dovremo abituarci a quello a cui siete abituati voi ormai da due mesi invece che per noi è tutto completamente nuovo quindi sì. l'utilizzo di mascherine le distanze noi abbiamo seguito queste regole per la prima parte di questa quarantena poi naturalmente essendo chiusi tutti qui da come abbiamo detto è 70 detto giorni le misure si sono un attimo allentate ma dimmi un po che cosa fai oggi chi hai come ospite allora abbiamo avuto una, una scrittrice carinissima proprio era veramente carina che ci ha parlato di favole per cuori rivoluzionari. Ah, io già ho il un titolo cuore dice: cuore rivoluzionari. Esatto, ci, ci intendiamo. È rivoluzionato, ci anche intendiamo. direi. <ride> Mi ho parlato di questo libro, di queste favolette carinissime, insomma tutto un discorso su, sulla vita di noi che non abbiamo mai il tempo di, di fermarci a pensare, quindi viviamo sempre dinamici così. Ma è anche un progetto con fini benefici, sì, diciamo, sì. di beneficenza. Sì, sì, vanno pure in beneficenza per, eh, diciamo, per aiutare le persone che, che soffrono, che hanno... Dei problemi, leucemie, insomma, problemi un po', un po delicati. Quindi ha un, anche un obiettivo, bene, sì, interessante. Sì, bello, interessante. Adesso invece, chi avrai chi Adesso viene a invece, fare colazione con te? A fare colazione con me viene Lino Donofrio, che è il vicepresidente responsabile Cultura Fondazione Festa dei Gigli. Sì. Buongiorno. buongiorno, buongiorno Lino. Buongiorno, buongiorno a loro, come va? Bene, bene, adesso che mi sono in compagnia, bene, prima ero tro troppo Dovrei aggiustarmi tra l'altro, così <ride> vedo meglio, questo è il bello della diretta. Però. Eccoci. Eccoci qua. Tu bene, come stai bene. Dino? Bene, 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 insomma rispetto all'andamento all generale va bene, va bene. Anche se quest'anno appunto parlando della festa dei gigli, che è l'argomento del nostro, nostro colloquio, è... Non avremo la solita maniera per poterla vivere. Ma Lino, sentiamo un po' di, di cosa si tratta, cos'è questa festa, allora, come si questa, svolge? Questa è una festa abbastanza particolare perché, eh, per prima cosa, fa parte di una rete di feste, fa parte della rete delle feste delle grandi macchine a spalla che ha ricevuto anche il sigillo dell'UNESCO nel 2013 dopo un lungo periodo di. Diciamo gestazione per comprendere se potesse essere realmente uno dei beni immateriali che l'UNESCO eh, assumeva per poter eh, essere nel novero di quegli elementi che in qualche maniera eh, portano il suggello di un interesse culturale, storico, profondo e interessante. Eh, è una festa particolare perché è una festa che non ha mai fine. Viene così, eh, diciamo, identificata come la festa eterna perché ha una particolarità. Il concetto. Eh, eh, allora, eh, la questione è questa: che praticamente il, nel momento in cui le macchine da festa portate a spalla eh, terminano il loro percorso quella stessa notte che è la prima domenica solitamente dopo il 22 giugno, che è la festività di San Paolino a cui la festa è dedicata, eh, immediatamente alla mezzanotte scattano già le altre persone che vogliono acquisire la possibilità di organizzare per l'anno seguente la festa. Quindi no? mentre la festa sta finendo inizia già la nuova festa, con i nuovi mail. Sta. Che è un continuo è un come dire che è un circolo che non si ferma mai, mai. È un rappresenta movimento. anche il circolo della vita magari eh, abbiamo, aspetta, abbiamo perso per il questo collegamento questo, per questo qualche secondino tipo. Lino ripetiamo torniamo indietro sì allora da dove riprendiamo no ho detto sì. è come è circolo della vita Certo, è come il circolo della vita, anche perché essenzialmente è una festa estremamente vitale. Eh, per prima cosa perché sono coinvolti tutti i sensi eh, e soprattutto perché in questa festa si ripristina una specie di eh, abbattimento delle barriere, in quanto eh, tutti coloro che si pongono sotto le macchine da far procedere con un ritmo musicale eh, si chiama appunto la, eh, i collatori. No? Eh, c'è un gruppo che essenzialmente è il motore portante, ma ogni persona si pone sotto il giglio per poterlo portare a spalla e eh, quindi c'è un abbattimento delle condizioni sociali, degli, eh, diciamo degli stati culturali, di, di ogni cosa, pur di porsi in questa dinamica. Oltretutto è una festa che non ha barriere. Mi colpisce questa cosa di una festa che non ha barriere ed è anche paradossale adesso che le barriere, soprattutto quelle in plexigastaranno, diventeranno parte della nostra quotidianità. È un parallelismo molto interessante dal mio punto di vista. Sì, e infatti è anche per questo che eh, in qualche maniera proprio in questo tempo stiamo cercando di immaginare eh, quest'anno siamo nelle, nelle congiunture proprio più ristrette e quindi chiaramente eh, la festa si ferma, eh, è un evento rarissimo eh, immagina che la festa è già testimoniata in alcuni passaggi di uno storico locale, Ambrogio Leone eh, che è del 1500 è eh, nuovamente ripresentata in un altro storico eh, che si chiama Gian Stefano Remondini del 700 e eh, abbiamo memoria del blocco della festa unicamente per la spagnola e per le due guerre mondiali. Diversamente c'è sempre stata, adesso per il Covid-19. E sì. quindi sì. dobbiamo anche immaginare, un po', stiamo provando con la fondazione di cui io faccio parte. Che è un organismo voluto da tempo dalle due diciamo, anime della, della festa, perché da una parte c'è il comune, dall'altra parte c'è la curia, eh, che in qualche maniera eh, interloquiscono fra di loro per poter eh, riuscire a portare avanti questa tradizione, che è una tradizione. Indubbiamente eh, religiosa, ma anche culturale e folcloristica. Tanti antropologi si sono interessati di questa, eh, di questa festa. Quindi, Appunto, perdonami, Lino, hai detto che per quest'anno non ci sarà o state vedendo una soluzione per farla eh, comunque? Allora, certamente non ci può essere la festa così come l'abbiamo sempre vissuta. Noi però non vogliamo smettere, tra virgolette, di far festa. Quindi non ci sarà certamente la possibilità della sfilata dei gigli, della costruzione degli otto gigli più della barca, perché sono nove macchine da festa. Eh? Quindi immagina qualcosa di eh, straordinario: perché se conti che ogni macchina da festa per essere eh, cullata, per essere trasportata, ha bisogno di almeno 120 persone per ogni macchina. Quindi devi immaginare già soltanto sotto il giglio per farlo muovere di quanta gente c'è bisogno. Eh? E c'è una, una condizione anche particolare perché bisogna assumere lo stesso ritmo, lo stesso passo, la stessa modalità per poter alzare un colosso del genere. Perché su questo giglio oltretutto c'è una piccola fanfara musicale. Quindi non trasporti soltanto la macchina, ma anche persone che sono sulla macchina. Immagina comunque a che peso arriviamo e come sono fatti i nostri centri storici. Ovviamente tutto questo chiede anche un'abilità di conduzione. Perché... No, sotto, no, sotto Nigilio, quindi ci sono questo gruppo di persone che, che, che trasportano, perché immagino che il peso sarà, insomma... Abbastanza. Una macchina Ma... sotto la macchina, lei esatto. potremmo dire. Ma queste persone fanno parte quindi di, di, un, di un gruppo, cioè rappresentano, sono una famiglia, non so? Allora, allora, la cosa va così. Ogni giglio è dedicato ad una corporazione. Allora, Ortolano, Sarto, eh, Marcellana, eccetera. non un po' le corporazioni antiche, quelle che in qualche maniera sono un po' il riferimento principale dell'organizzazione di, eh, di una città e però nel tempo ovviamente queste corporazioni hanno subito un loro tra virgolette aggiornamento chiarissimo che oggi non, non possiamo parlare dell'ortolano e pensare che ce ne siano eh, chissà quanti per poter ognuna di queste corporazioni in qualche maniera associa a sé almeno 120 persone, che fanno parte insieme della cosiddetta paranza. Quindi per ogni giglio c'è una paranza che trasporta ed è il motore, però questa paranza ha anche il fascino di subire il, eh, lo scambio con persone che eh, eh, dal pubblico, cioè da quelli che sono intorno alle diverse macchine, fanno festa. Si vogliono infilare sotto e chiedono di poter portare anche per un brevissimo tratto il, eh, il giglio. Quindi diventa una cosa eh, popolare di, di, di scambio continuo. Ogni paranza, poi è chiaro, è riconosciuta o riconoscibile attraverso una maglietta che porta e che è stampata. Uh, ogni, ogni volta per ogni festa, in una maniera. Emilino, ma questa paranza è come diciamo le contrade del palio senese? Quindi sono sempre le stesse persone o cambiano ogni anno? Non sono sempre non sono le stesse persone. Ogni anno la paranza si costituisce, ci sono delle persone fisse, però c'è uno scambio di portatori. Ora un portatore può essere in qualche maniera associato. Ad un giglio, ora ad un altro, ora ad un altro ancora. Quindi c'è uno scambio. Si sa che ci sono persone di riferimento che possono far parte di, questa, di questi elementi. Anche loro sono in qualche maniera associati. Per cui c'è la persona che sceglie di animare il giglio che si riferisce ad una parata. Quindi sono due elementi. Che vanno a, a combinarsi fra di loro. No, ma quando eh, c'è diciamo, la manifestazione, c'è la processione, eh, qual è l'abituale percorso che, che segue la processione? Allora, guarda, è un percorso tutto quanto all'interno del centro storico, ed è, eh, se si va a guardare, un po' un percorso che ripercorre luoghi antichi di culto della, eh, del centro storico stesso. Quindi, eh, diciamo che all'interno del centro storico Nolano c'è cioè una specie di peninsula sacra, no? dove c'erano antichi monasteri, dove c'era la presenza di, di chiese di, di particolare pregio, eccetera, e c'è questo giro. A cui, in questo, ne, negli ultimi secoli, si è aggiunta eh, anche questa particolarità: che è l'ex convento di Santo Spirito diventato poi. Carcere, carcere municipale, eh, le cuicelle davano su questo vicoletto, questa stradella eh, da cui anche i carcerati volevano vedere passare il giglio. Quindi eh, comprendi che è una cosa quella del giglio che nasce con il nolano e veramente lo accompagna per tutta la vita, è, è, è un desiderio del cuore. Lino, questa io credo sia una festa bellissima, sono contenta di averti conosciuto, anche perché i gigli sono i miei fiori preferiti. Adesso, sì. visto che la mia collega è in ottima compagnia, io andrei e lascerei a voi continuare questa bellissima grazie. discussione. Ciao Alessia, grazie. buona mattinata. Grazie attinata. Aurora per, per la colazione. Sì, Niente, adesso la... se, qualc... se vuoi un succhino più tardi te lo portiamo. Grazie. <ride> Ci sono quasi, Lino, un secondino che qua faccio sempre casini. Ok. Sì. Sono tornata. Eh. Eh, allora. Invece, mh, sempre vabbè, parlando di questa festa, no? che mi ha molto incuriosita perché mi ricorda tanto, allora io sono, mh, io sono catanese, sì. eh, il, il 5 febbraio a Catania c'è la festa patronale di Sant'Agata. Sì. Eh, mi, mi viene in mente perché eh, oltre ad essere una festa, quindi prettamente... Per, per fedeli, cioè una festa comunque cristiana, c'è un altro aspetto più folcloristico che si avvicina molto a, a quello che stai dicendo. Cioè, ci sono delle candelore, così si chiamano. Sì. Ehm, che ogni candelora, mh, credo siano dodici, se non erro. Ogni candelora è trasportata da alcune persone, cioè, questa candelora sarebbe formata da un cero e poi tutto adornato, quindi con fiori e abbellimenti vari, portate da un gruppo di persone. Ogni candelora appartiene, c'è la candelora dei pescivendoli, ogni candelora appartiene a, una, a un quartiere diverso di Catania. Perfetto. E quindi mi è venuto in mente perché sono un sacco nostalgico in questo periodo, ripenso a casa, ripenso e quindi ho fatto questa associazione e mi è venuto in mente. La festa del giglio è una festa più folcloristica o ci sono anche altri aspetti? No, allora, guarda, ci sono diversi aspetti. Allora, il primo è questo: eh, la, la grande devozione, va bene da dove parte la festa? Parte da una devozione per un santo, San Paolino, che è il nostro santo eh, protettore, e che trova appunto lo spunto in un accadimento della sua vita. Uh, c'è questa nel 409 il sacco di Roma con uh, Alarico e uh, in quel tempo questa diciamo orda di barbari si sposta anche nelle zone della provincia e uh, c'è questa leggenda per cui uh, questo santo si dà in riscatto per eh, una madre che aveva un figlio unico, una vedova che aveva un figlio unico, e lui si dà al posto di questo, eh, di questo figlio. E eh, si narra che appunto tornando eh, da, dal, dalla prigionia, i Nolani, che erano rimasti particolarmente affezionati al loro vescovo, gli vanno incontro e per farsi vedere da lontano. Uh, usano delle pertiche alla cui sommità pongono dei fiori. Questo è un po' la nascita del simbolo, del segno del giglio, che poi si trasforma pian piano in una macchina fino a diventare, con uh, il 1887, una struttura ben determinata. Ci fu un capomastro Filippo Cantalupo che inventò la cosiddetta borda. Sarebbe il palo centrale su cui poi viene costruito tutto quanto, diciamo, tutta l'impalcatura, che poi viene ricoperta di carta cartapesta. Quindi, in un certo senso. Cosa Ma ci viene... vuole per realizzare un giglio del genere? Eh, ci vogliono mesi. Mesi, addirittura. Sì, perché eh, devi contare che il legno deve essere essiccato in maniera naturale, altrimenti spacca cioè la costruzione che è soggetta continuatamente a delle vibrazioni, no? perché il giro non si porta di corsa in una, sola, in, una sola, diciamo, in, in una sola tranche, ma viene ogni volta posto a terra. Quindi ogni volta, eh, al momento opportuno, tutti devono eh, usare lo stesso ritmo nel poggiarlo a terra, no? si dice proprio posa a quel grido tutti devono posare il giglio a terra, perché altrimenti c'è il rischio che sotto ci rimani con la spalla, il peso cade tutto sulla, sulla tua spalla. Sì, immagino. sto immaginando be benissimo, perché continuo a fare l'associazione con la festa Grazie. mia, quindi sto immaginando benissimo, proprio ho tutto il balletto in testa, ti dico. Bravo! Ma Bravo. invece, da un punto di vista di, di, di affluenza, no? questa festa, festa del Giglio, eh, c'è un bel riscontro, oppure, insomma... No, che... C'è un bel riscontro locale, ma eh, da un po' di anni eh, sia grazie al riconoscimento UNESCO, sia proprio al lavoro della fondazione e dei Nolani. Tutti eh, la festa sta assumendo anche un altro risvolto. Cioè molti arrivano anche qualche giorno prima perché la festa si conduce e parte dalla costruzione del Giglio. Al Giglio Spogliato, all'Abbigliare il Giglio, quindi diciamo ci sono tutte tappe che vanno avanti in circa 15 giorni e che ti permettono di visitare la città, di vedere i suoi dintorni. Eh, la città di Nola è, una, è un bel centro pregevole anche per tanti, tante testimonianze artistiche, vicina al, a Cimitile, che è uno eh, diciamo, dei siti paleocristiani più importanti del meridione d'Italia. E quindi eh, vale la pena, non siamo distanti da Napoli, nemmeno chissà quanto, in fondo sol siamo soltanto a 8-12 km da Napoli, quindi facciamo ancora parte di quella eh, cinta della città metropolitana in qualche maniera. Per cui c'è un motivo ecco, per esserci, per visitarla, per venire e capirai come quest'anno, accanto a tutto quello che è della tradizione e del grande dolore, del non poter vivere la festa, si associa anche questo aspetto, che è un aspetto economico, perché bene o male nel giro della, de, della festa e delle serate della festa eh, un bel afflusso di gente permetteva anche un buon, diciamo, un buon riscontro da, da un punto di vista eh, economico-commerciale delle, delle persone che erano intorno. In, tut, in tutta questa spiegazione che ho ben capito, mi manca un dettaglio, mi sfugge. Non so se me l'hai detto, e magari ero, ero un attimino distratta. Sì. Qual è il giorno in cui si svolge la festa? La prima domenica dopo il 22 giugno, perché il 22 giugno è la festa di San Paolino, che ricorda la sua, quindi è una festa mobile, non è una festa fissa, non ha un giorno determinato, ma il 22 giugno si svolge la festa, direi, eh, legata più all'evento processionale, eccetera, che proprio della tradizione religiosa. Accanto a questa, quest'altra festa, quest'altra modalità di far festa, che mantiene l'aspetto religioso. Tu devi immaginare che eh, i gigli, la domenica in cui dovranno poi fare questo percorso, vengono benedetti in una, eh, praticamente, piazza dove si lanci un euro a terra non lo trovi, quindi c'è una cosa <ride> straordinaria in particolare, per cui vengono, diciamo, uh, sono, diventano appetibili tutti i balconi che sono dintorno, perché diventa proprio un, un grande spettacolo, e c'è il simulacro da argento del 760, insieme uh, con il vescovo, i canonici della cattedrale, passano per la benedizione dei singoli gigli, cioè degli otto gigli e della mano. Anche qua la, la, la particolarità della nostra festa è nel fatto che ehm, è presente quest'altro elemento, la barca, perché la barca ricorda proprio il ritorno di Paolino dalla prigionia. Quindi è l'elemento, eh, diciamo, di, di maggiore eh, rilievo anche perché c'è un'antica tradizione. Con la barca si avviano i nuovi maestri di festa, cioè... Si avviano con le persone più giovani che vogliono tentare questa avventura. Per cui è un po' eh, diciamo, il, il, il segno di una specie di tirocinio alla conduzione del giglio vero e proprio. E, è di solito tenuto insieme da un gruppo di persone che si associa per vivere questa, questa esperienza ed è diciamo, anche l'elemento più popolare e anche più folcloristico, perché sulla barca c'è sempre il moro, eh, c'è sempre questa effigia, insomma, è, è chiaro che diventa anche un momento scenografico molto particolare, molto bello. Bello, molto molto bello e molto curioso, ma senti, mh, durante queste processioni, no? Eh, sì. Come, diciamo, troviamo tante famiglie, ragazzi... Mh, chi prende sì, parte a questa festa? Se cioè, troviamo la nonna che va a fare la processione oppure troviamo anche i giovani? Troviamo giovani e uh, anziani uh, di mezza età e, e ancora col carrozzino. Eterogeneo? Sì, è, è, è la festa di tutti, questa è la, la questione. La è festa popolare. eterna? Eh sì, la festa è eterna è popolare, per cui realmente... Molte volte tu puoi bussare a casa di una persona e dire scusi mi fa salire così guardo da sopra il giglio, non riceverai un rifiuto anche se non ti conoscono. <ride> Quindi è, è, è un luogo dell'accoglienza, della, della disponibilità perché in quel momento tutti fanno festa. Bello, bello. Davvero interessante, io non sono mai stata a Nola, eh, non, non conoscevo, sono sincera, non conoscevo questa festa ospitiamo se vieni, tranquillamente <ride> Anzi, con piacere speriamo presto, guarda l'idea di un assembramento adesso è qualcosa di utopico, però spero che possa tornare tutto presto alla normalità e, e insomma mi piacerebbe tanto venire a Nola e soprattutto conoscere questa festa perché non la conoscevo però già mi ha fatto venire proprio la voglia di, di, di vivere la festa perché Tempo. sei stato tanto, tanto dettagliato no, molto nel, nel, molto. nel spiegare tutto <ride> È un momento molto bello. Oltretutto, eh, devi immaginare che io non sono nolano di origine, però eh, questo fatto è entrato così tanto nella mia vita per cui immediatamente eh, l'ho. Dove avver... sei, tu, Lino? Io sono di un... sono napoletano di origine, ah. quindi eh, e poi con la famiglia ci siamo. E come ti è venuta questa cosa di avvicinarti a questa festa? Beh, io mi sono dovuto avvicinare d'ufficio, diciamo così, perché ah. faccio parte della della fondazione in rappresentanza della Furia e quindi necessariamente... Per finanziare tutti, diciamo, tutti questi aspetti, quindi eh, costruire il giglio, adornarlo per bene, curare bene tutto, quanto, quanto serve? Allora... In termini proprio di, di fatica, in termini proprio di denaro? Allora, devi immaginare che tutto questo nasce da una serie di collette fatte durante l'anno. In particolare poi c'è la cena del, 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 del singolo Giglio, a cui tu sei invitato come se fossi invitato ad un matrimonio. Cioè c'è l'invito permesso per iscritto, c'è eh, la, la serata dove si svolgerà, eh, qual è la location, in quale, in quale modalità, se, se ci sono degli ospiti d'onore, però ovviamente come nella nostra buona tradizione meridionale, se vai ad un matrimonio, prepari un dono e quindi tutti aspettano che tu porti il tuo ovolo rispetto a questa, a questa cena dove frequenterai. Se, se un olano pensa di non avere un matrimonio quell'anno non è possibile, ci sarà certamente una delle feste di una delle corporazioni che ti inviterà e tu dovrai andarci <ride> si sente un, ob un obbligo quasi morale a doverci andare eh? per cui realmente diventa una cosa anche, anche molto simpatica Mol molti guardano che fanno una specie di salvadanaio conservando di volta in volta i soldi perché sanno che poi gli capiterà di dover andare a una del certo. delle feste dei giri certo. per cui meglio mettere da parte qualcosa certo certo <ride> E si mantiene su questo e su tante altre piccole iniziative. Devo anche dire che è, sono anche un po' di armi, che tutto questo per ogni singolo giglio viene associato anche ad un'opera sociale. Quindi c'è eh, anche. Allora mi riferisco al fatto che, per esempio, molte volte sono state fatte delle iniziative per sostenere eh, il dormitorio, che okay. è una delle realtà di che esiste nella nostra, sul nostro territorio oppure le mense caritas di accoglienza oppure l'acquisto eh, dei, dei fibrillatori, eh, che è stato un altro elemento che eh, per la sicurezza della festa eh, è stato messo a disposizione. Che sono a disposizione, per esempio, della città in alcuni luoghi particolari. I maestri di festa si sono impegnati per l'acquisto di questo macchinario. Di questi macchinari, perché ne, ne sono più di uno, ovviamente, e per la formazione di alcuni che potessero prestare immediatamente aiuto in questo. Quindi ci sono dei risvolti anche eh, sociali, di, 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 una, eh, di una capacità di stare insieme. Qualche volta eh, si è preso eh, in oggetto qualche piccolo eh, giardino pubblico, qualche altra cosa. Quindi. In qualche maniera la festa mette in atto anche un senso sociale, un, un senso della solidarietà eh, piuttosto sviluppato. E questo è un altro fatto um, carino, intelligente, ecco, e fortunatamente viene fuori. Viene mm. fuori. Ho capito, Lino, ehm, è stato bello scoprire eh, di questa festa perché ti ripeto, ribadisco, non la conoscevo e spero presto di poter venire a, a vivere cosa, il clima che si respira. Io adesso devo, devo scappare perché la mia regia mi, mi sta facendo, mi si sta sbracciando, cioè devo, devo andare in pubblicità. Okay. Io ti ringrazio tantissimo per, per il tuo intervento yeah. e ti, ti, allora, ti, ti, ti auguro un in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. E ciao pure... Lino, ciao. ciao, a presto. Grazie. Grazie. Corro, corro in pubblicità, non, non vi incavolate, a tra poco. Siamo già entrati. Non, non, non mi avvisano. Qui non, non, non avvisano più. Stavo leggendo. Stavo sfogliando qui il mio, il mio iPad. Stavo leggendo Vasco Rossi. Non riesco a scrivere. Il virus ha fermato anche le mie canzoni. Doveva essere l'estate dei grandi concerti, live negli stadi. E invece la pandemia ha fatto saltare tutto. Ogni tanto mi fermo a pensare a questi aspetti qui. E viene un, un magone. Vabbè, non mi faccio prendere da, da, dalla nostalgia perché sennò è finita. Supereremo questi, questi momenti al più presto. Allora io vorrei presentarvi la mia terza ospite, eh, Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice televisiva. Buongiorno Tiziana. Buongiorno anche a voi. Eh, allora, non è affatto positivo il risultato dell'indagine che hai svolto con, con una tua collega sulle donne? Eh, ancora oggi ci sono donne relegate a, a vecchi ruoli, ci sono dei retaggi culturali ancora troppo forti. Eh, guarda, io ho svolto questo, questa indagine insieme a un'economista, la professoressa Paola Profeta della Bocconi. E lo abbiamo fatto in questo periodo in cui eh, non sappiamo bene il mondo che ci eh, aspetta eh, nel momento in cui usciremo dalla, dalla pandemia che ci sta colpendo. Eh, quindi sappiamo che probabilmente eh, ci sarà una forte recessione e quindi eh, noi abbiamo cercato di dimostrare come in un mercato del lavoro debole, con un'economia debole, le donne possano essere a rischio. È più a rischio di altri lavoratori. E già partendo comunque da una situazione svantaggiata, perché noi in Europa siamo uno tra i paesi che ha la forza lavoro femminile più bassa, tipo eh, il 49,5%, che è la media nazionale, ma se guardiamo le differenze tra il nord e il sud, il sud arriva ad avere delle punte di 29%, quindi. Eh, proprio come dicono gli economisti, rinunciare alla presenza delle donne nel mondo del lavoro significa rinunciare a dei punti di PIL, quindi significa rinunciare alla crescita del nostro Paese. Certo. Quindi nel nostro rapporto noi mettiamo un po' in guardia e diciamo che le donne non devono fare altri passi indietro, perché questo non solo non va bene per le donne, per le famiglie italiane, ma non va bene proprio per la crescita del nostro Paese. E individuiamo anche delle opportunità, Lei, sia di vedere appunto in questo periodo straordinario sono state usate delle misure straordinarie per far fronte a questa situazione. Quindi noi diciamo, eh, vediamo che cosa ha funzionato e, e chiediamoci se non sia il caso di mantenere queste misure che oggi sono temporanee. e Magari se funzionano, tenerle anche per il dopo, eh, perché magari possono essere d'aiuto. Eh, alle donne eh, perché non lasciano il lavoro per stare a casa a curare i figli per esempio. No? Che è un... Una modalità di lavoro come quella dello smart working, mm, cioè, vedi degli aspetti positivi di fronte a questo oppure ci sono anche de degli aspetti negativi? Beh, io vedo degli aspetti positivi, lo smart working eh, diciamo che con le scuole chiuse non ha aiutato tantissimo no? perché le scuole chiuse, le babysitter bloccate anche loro nelle case, loro e quindi spesso i genitori si sono ritrovati a casa in spazi anche piccoli con i bambini attorno a dover lavorare, però questo ha consentito anche una maggiore condivisione. Eh, I dati di una ricerca Ipsos ci dicono che sicuramente le donne hanno lavorato molto di più degli uomini e che tanti uomini non si sono fatti carico dell'onere di dell della cura della casa, della cura della famiglia, in più del lavoro, ma altri uomini invece lo hanno fatto e hanno. Condiviso. Quindi questa condivisione sicuramente è un effetto positivo dello smart working perché in qualche modo nel giorno in cui ci saranno di nuovo le scuole che funzionano e quindi i bambini che riprendono a imparare e a stare con i loro amici a scuola, i genitori possono comunque dedicare più tempo anche a una condivisione di quello che è l'impegno anche. In famiglia e, e quindi i, lo smart working penso che vada regolamentato perché ovviamente in questo periodo cioè la gente ha lavorato a tutte le ore e, e quindi a, era totalmente disponibile in una condizione completamente nuova. Quindi sicuramente vanno create delle condizioni per regolamentare lo smart working, ma cioè, penso che sia stato anche un modo. Eh, nuovo e positivo in cui la produttività non pare sia diminuita, eh, i genitori hanno potuto dedicarsi di più anche ai loro figli e a condividere impegni che in genere gravano molto di più sulle donne. Da e una parte, questo. io condivido. Più gli uomini, Alessia, secondo me. Ecco, Io condivido il tuo pensiero, però da, da, da un altro punto di vista penso non diventa a un certo punto faticoso eh, lavorare in smart working, quindi lo spazio di, di, del lavoro diventa anche lo spazio della tua vita privata, perché sei, sei in casa e quindi le due cose vanno a coincidere. Cioè, mentalmente non, non diventa pesante questa situazione. Ma pensa a quanto tempo risparmi negli spostamenti? No? È proprio una valvola di, di sfogo, staccare, andare al lavoro, muoversi fisicamente fuori da casa piuttosto che stare lì. Ma eh, allora io non dico ehm, che si debba fare smart working eh, sette giorni su sette o cinque giorni su sette, dico che alcuni giorni concordati con la propria azienda anche in smart working eh, consentono di alleggerire. E lo spostamento dei pendolari, di diminuire eh, l'inquinamento, di avere una maggiore flessibilità anche negli impegni che tutti noi possiamo avere. Cioè, L'importante è fare quello che il mio lavoro mi chiede. Poi se io decido di farlo tra le nove e mezzogiorno o tra mezzogiorno e le tre, quando magari invece in ufficio sono in pausa pranzo, no? cioè, quindi è una maggiore flessibilità che non deve certo incidere sulla produttività. Però eh, io credo che ci cioè, abbia dimostrato che eh, si, può, si può fare e, e ci può essere anche di grande aiuto. Eh, non, non può essere sempre smart working. Perché tiziana, io che... tiziana, perché ancora oggi, eh, nonostante ci siano molte donne più istruite degli uomini, eh, proprio in base ai dati che ci sono chiaramente, perché ancora oggi ci sono delle enormi differenze sal salariali? tra uomo e donna? Allora, queste differenze salariali ci sono ovunque, in tutto il mondo, non, tranne l'Islanda che ha imposto per legge anche delle sanzioni alle aziende che eh, non danno lo stesso stipendio agli uomini e alle donne, ecco, diciamo in tutto il mondo ci sono differenze salariali, le donne vengono pagate meno degli uomini e le ragioni sono varie, intanto perché le donne sono meno abili a negoziare i propri salari. E spesso sono costrette ehm, a essere meno, meno presenti. Molte donne chiedono il part-time, per esempio, no? E quindi questo riduce i loro salari. E, però il problema è che spesso la disparità salariale c'è anche a parità di lavoro. E, e, quindi, e quindi insomma, questo rende le donne più povere, le rende più vulnerabili. Perché, quando sei meno indipendente economicamente sei anche più vulnerabile da tanti punti di vista, anche, anche in famiglia diventi più vulnerabile. Quindi, bisogna fare in modo che cioè, non ci siano queste disparità salariali. Ma è una delle sfide che abbiamo davanti, perché purtroppo anche il nostro paese ha comunque una grossa disparità salariale tra uomini e donne. Perché ancora oggi esistono degli stereotipi che sono difficili da scardinare? Ma perché questo fa parte della nostra cultura eh, che si è sedimentata nei secoli. Noi viviamo in un paese estremamente maschilista, è un paese patriarcale, dove comunque eh, l'immagine eh, da, da sempre no? è quella. Di una forte presenza degli uomini ai vertici e le donne poi stanno sotto e, e, e contribuiscono al lavoro degli uomini, ma difficilmente riescono ad arrivare in posizioni di responsabilità. E se guardiamo a quello che è successo in 50 anni, sicuramente oggi la situazione è migliore. Cammino delle donne italiane eh, è avvenuto e oggi abbiamo delle condizioni eh, migliori di quelle che avevano, per esempio, le nostre nonne, però rimane ancora molto da fare. Eh, la legge, per esempio, che è stata fatta, la, conosciuta come la legge eh, Golfo Mosca eh, che ha imposto la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle eh, società quotate in borsa, ha consentito di almeno per il 30%, beh, ha consentito di. Fare una rivoluzione no? in, queste, in queste aziende ed è stata sempre valutata in modo positivo eh, proprio perché ha dovuto eh, comunque scegliere donne preparate. E, e questo ha imposto anche di dover scegliere uomini preparati perché nel momento in cui alzi il livello da una parte e eh, poi lo devi alzare anche dall'altra, quindi è stato un volano eh, per, per queste aziende. E, è stata prorogata anche perché doveva restare in vigore dieci anni, i dieci anni sono passati adesso e, e quindi la, la parità ancora non è stata raggiunta e ancora è indispensabile mettere quelle che vengono chiamate quote per poter lavorare eh, in condizioni di, di, di parità. Non c'è comunque la parità, non c'è nel nostro paese, noi siamo uno tra i paesi. Eh, diciamo che ha meno eh, provvedimenti per la parità di genere no? e quindi siamo al 73 posto credo eh, nella classifica mondiale sulla parità ma farà brividire un po' sì ma in Europa siamo un fanalino di coda da questo punto di vista no? cioè dopo di noi c'è Cipro Malta la, la, la Grecia ecco insomma c'è molto da fare in Italia Settiamo questa tendenza Facciamo sì che si ribalti proprio la mentalità delle persone. È difficile, Beh, però. È un lavoro quotidiano che ognuno di noi deve fare. Deve provenire da ognuno di noi a partire dalla famiglia, quindi la madre col bambino, tutta una serie di insegnamenti per poi noi stessi capire che certe cose non, non sono normali. Io guarda, per esempio, noi proponiamo tra i provvedimenti che straordinari che sono stati imposti adesso. Eh, noi proponiamo per esempio i congedi parentali per entrambi i genitori obbligatori, cioè il giorno in cui anche i papà dovranno restare a casa in permesso obbligatorio no? e, con, e, e, e alternativo alla mamma eh, per un periodo che riguarda insomma, la fase di crescita del bambino, beh già quello creerà meno disparità perché per le aziende eh, sarà chiaro che davanti alla nascita di un figlio resteranno a casa a turno mamma e papà e non solo la mamma. E già questo rende comunque eh, meno debole la donna. Quindi eh, io sono a favore, per esempio, dei permessi parentali prolungati anche per i papà obbligatori, non su base volontaria, perché altrimenti sai cosa succede? Che c'è quasi uno stigma per l'uomo che sceglie di stare a casa a occuparsi di suo figlio e quindi non viene visto bene. Nel momento in cui è obbligatorio, lo devono fare tutti e diventa uno stigma non prenderlo. E come accade nel nord Europa? I papà si occupano dei loro bambini senza vergognarsi nel posto di lavoro con i loro colleghi, perché lo fanno tutti. Certo, e purtroppo è così. Se, se lo fanno tutti, quella cosa vuol dire che si deve fare del normale. Se sì. no viene vista come una cosa strana. Non voglio più sentire nessuno che chiama un papà mammo se si occupa dei propri bambini, dei propri figli, perché è un genitore. Ed è anche un diritto del bambino di avere accanto una figura adulta come quella del papà e non sempre solo eh, quella della mamma. No? È utile anche per la sua crescita. E io credo che sia utile anche al suo papà, insomma, riuscire. A volte a... il problema è anche di noi donne, no? perché magari eh, non riusciamo a fare quella cosa in tempo, deleghiamo magari la nonna o la babysitter ipoteticamente e non, non ci affidiamo al padre del, del bambino. Certo, è un errore e noi dovremmo imparare anche a fare Alcuni passi indietro, non nei confronti appunto dell'uomo, come era stato detto in un modo un po' sbagliato da un conduttore televisivo in occasione di Sanremo, ma dovremmo fare passi indietro per delegare di più agli uomini, no? ai nostri compagni in casa. E, e quindi non pretendere che loro facciano le cose come le facciamo noi perché ognuno le fa a modo proprio e quindi, e, e quindi conosco non... uomini migliori delle donne in cucina o nelle pulizie sì, però sono migliori a fare il manicaretto quel giorno poi quando diventa la quotidianità il pranzo la cena la colazione il bucato le cose eccetera lì non è più il piacere di mettersi a cucinare ma magari diventa l'obbligo di far trovare comunque sempre a casa dipende in che famiglia cresci ad esempio io ho mio padre che fa tutto cioè lui tranquillo si mette a lavare pulire fa eh, di ma non, tutto. È la normalità. non è la normalità purtroppo è la mia normalità perché a casa mia funziona così purtroppo non è così nelle altre famiglie però cioè, sarebbe semplice cambiare questo modo certo perché è importante anche l'esempio che si dà in famiglia no se tu cresci con una mamma che delega, che lavora, che non si sente in colpa quando non è a casa perché è al lavoro e hai a casa un papà che è contento di esserci, e, 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 si, e, divide, e solo divide tutti, tutti gli impegni che ci sono per mandare avanti la famiglia, allora sicuramente diventi anche tu una persona che crede in questa parità e in questa condivisione di ruoli. Se cresci in una famiglia dove L'uomo nasce con dei privilegi e continua ad averceli ed è circondato da donne che sono disposte a lasciarglieli. Beh, insomma, è molto complicato. no che, Quindi conta molto l'educazione che si riceve, che si dà ai propri figli e alle proprie donne: Io sono convinta che le nuove generazioni sicuramente abbiano eh, un approccio diverso. Ecco, sono convinta cioè... anch'io. Sì, cioè sono convinta che sia tutto più facile, e quindi, però hai capito ci vuole molto tempo sì. no? perché tutto cambi. Sicuramente un signore oggi di 60 anni, 70 anni ha avuto un'educazione familiare ed è cresciuto in un contesto per cui neanche si accorge dei privilegi che ha sempre avuto, non, nessuno glieli ha fatti notare, no? e anche poi se c'è accanto una donna che glieli lascia perché lui dovrebbe eliminare questi privilegi. Leggi e dire no no ci penso io, sì, è, comodo, sì, è, è comodo avere dei privilegi, no? sì, se nessuno te lo fa notare, se nessuno ti chiede di ridurli, eh, insomma vai avanti così, io credo che dobbiamo fidare molto nei giovani di oggi, te per esempio e nei compagni che troverai e che insomma fai i patti prima però Alessia, fai i patti prima. Sempre, sempre, guarda. Non si devono fare dopo, perché dopo è troppo tardi. Hai detto bene, ti ringrazio per il consiglio, lo applico in continuazione. Ti ringrazio tantissimo, Tiziana, per, per la tua analisi, per il tuo intervento. Ti auguro buona fortuna per tutto. Grazie, grazie anche a voi. Buon lavoro, ciao. Grazie, buon lavoro. Abbiamo sentito anche questa nostra terza ospite oggi. Siamo stati pieni, abbiamo parlato di, di tutto, di tutto. Però non posso dire che abbiamo parlato proprio di tutto senza prima aver parlato con il rettore, che io dovrei avere già in collegamento, no? Sì, sono qui Alessia, buongiorno. Buongiorno, rettore, ma che, perché, così, perché non ha entusiasmo? Cioè, se non ha voglia di parlare con me, me lo dica. Alessia, ma lei ha bevuto qualcosa <ride> stamattina? Ha preso... Dei, degli eccitanti anziché dei tranquillanti no perché parmetica. scusi cioè eh, io dico buongiorno rettore da otto minuti il collegamento doveva essere a mezzogiorno e venti a mezzogiorno e <ride> 25 io sono abituato a essere preciso quindi mi stavo un po' eh, scocciando ecco. allora se sei offeso io allora, mi scuso per il ritardo sapere. bisogna essere precisi nei collegamenti però rettore rettore io entusiasta buongiorno rettore senza eh, di le eh, le eh, le lei non è un non è un, un periodo facile questo quindi io sto qui sul mio solito sgabellino perché eh, ho anche eh, gli operai per casa una situazione difficile e sto aspettando che mi chiamate eh, Insomma, okay? scusi saremo più puntuali sarò più puntuale però beh, lei la prossima volta un loro. sorriso per favore prego però la prossima volta mi accolga con un sorriso non con ma quella faccia così vicino, Alessia, ma non è quello il motivo eh, beh, adesso sorriderò prego vada avanti di che vogliamo parlare? <ride> Parliamo di questa informativa alla camera? Mi vuole dire qualcosa? Che si Poi se vuole parlare eh, d'altro, non so, se vuole parlare ci... di. Ci sono tante informative. Informativa alla camera. Su che cosa? De, del presidente Conte, che eh, è venuto... Eh, di cosa sta parlando? Non, non la stavo seguendo in questo momento. Allora, in questo, non questo momento rettore è troppo distratto niente oggi non so cosa le sia successo. Eh no, lei mi chiede il formelli della camera, non so, eh, attaccato al televisore a sentire cosa dice Conte. Se le allora. dice gli argomenti poi possiamo affrontarli. Allora Innanzitutto dal 25 maggio test sierologico gratuito per 100.000... Oh, okay. Adesso mi ha detto l'argomento e qualcosa possiamo dire anche se... Ma io ho dato per ne... scontato che lei sapesse eh, perché io, lei sa Sì, ma io tutto. seguo minuto per minuto un po' tutto, però non sono il segretario di Conte che sto a sentirlo quando va a riferire alla Camera. Quindi seguo tutte le notizie rilevanti eccetera eccetera, ma adesso di cosa stesse parlando alla Camera francamente eh, mi sfuggiva, quindi... Va bene, dai. Il discorso. Non è ovviamente un tema che attiene pienamente alle mie competenze, eh, quindi le cose che posso dirle. Sono quelle di uno che di un cittadino, un comune di un mortale di altre discipline. Noi apprezziamo perché, comunque. Che però, ma sì, ne posso parlare ovviamente, però per cose bisogna precisarle perché altrimenti se si problema. parla di tutto senza fare le opportune precisazioni si passa per tuttologi. A me questo non piace. No, no, lo sappiamo che economia, lei non è un tuttologo. Finanza, scuola, università, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora le dico... No, 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 ferma, posso parlarne dei test siderologici Ok, stavo le... passando alla, alla scuola, però... No, no, Faccia lei... Le seguo, quindi sia tranquilla. Quindi, I test siderologici rappresentano uno strumento utile, ma non si tratta di qualcosa che mette al sicuro al 100%, perché i test siderologici da quanto io ho capito, testimoniano la presenza di anticorpi e quindi che in qualche modo si sia venuti... A contatto con il virus, eh, dopodiché se risultano positivi bisogna fare il tampone e il tampone dà delle informazioni più attendibili. Se, se ancora il virus eh, eh, esiste, se c'è possibilità di contagio, certamente anche i tamponi però non sono attendibili al 100%. Tant'è vero che si ripetono poi almeno un paio di volte, sia al momento iniziale. E poi, anche alla fine lei ha sentito, sono stati casi di persone che sono rimaste positive pur essendo apparentemente guarite sì. per 50-60 giorni, al sesto settimo tampone, meno male che sono casi abbastanza rari. Sì. Ma al sesto settimo tampone finalmente sono diventate negative. Insomma, è un brutto virus. Così pezza. come magari il risultato negativo, poi in un secondo test era positivo, quindi certo, ma quando uno ha fatto il test serologico quel test dice se tu hai avuto contatto col virus sì. e quindi eh, il giorno dopo tu potresti avere il contatto col virus almeno da quello che ho capito sentendo le varie interviste dei virologi e le, sì. le cose che ho letto per cui questo vale anche quando fai il tampone se fai il tampone in quel momento tu non sei positivo ma il giorno dopo potresti esserlo quindi sono tutte cose complicate è evidente che le indagini, le analisi aiutano a combattere questo virus ma non sono risolutive al 100% anche perché i test siderologici adesso probabilmente Conte sta parlando dei 150.000 che offriranno gratuitamente come sperimentazione per vederne i risultati ma i test serologici, io credo che almeno le fasce meno abbienti, per coloro che hanno voglia di farli, perché non sono obbligatori ovviamente, certo. dovrebbero a tutti essere offerti gratuitamente dal, dal nostro sistema sanitario. Vedremo se ci si arriverà. Vorrà dire qualcosa sulla scuola? Sì, lei è molto umile. Lascio a ognuno il proprio lavoro. Quindi con lei parliamo di scuola, così magari no, si sente più. Parlare... No, no, Alessia. Non è questione di umiltà è questione anche di eh, parlare abbiamo parlato, io me ne intendo anche di queste cose, certo. però non sono un, un, un tecnico, non sono un medico eh, no? ehm, mi piace que questa, questa cosa che lei ribadisce bisogna ecco. dire, ma bisogna dire, in televisione perché molto quando... spesso c'è la presunzione di voler dire tutto perché si conosce tutto, invece lei ha, non ha, ha perfettamente ragione però chi è onesto intellettualmente deve precisare. Poi magari le cose che dico derivano da uno studio che io ho fatto, certo. nel senso che ho seguito in questo periodo tutti i virologi, ho sentito pareri discordanti ho sentito le evoluzioni. Però non sono un virologo e quindi esprimo un parere da cittadino, studioso, professore, ma non eh, competente strettamente di quella materia, ed è giusto che lo precisi. Su altri mm. temi non c'è bisogno che lo precisi, ovviamente perché. Essendo competente, per esempio, in fatto di scuola, possiamo... parlare... Una battuta di... al volo perché de devo, devo, devo scappare Dovete? perché... Lo vede cosa costano i ritardi voi? Ecco, Le mi, mi, mi perdono. No, dai, Domani la chiamo in anticipo Sto scherzando Una battuta al volo, così giusto per chiudere in bellezza Scuola, Conte, la ripartenza a settembre avrà costi ingenti chiaramente Stanziamo 1 miliardo e 450 milioni di euro in due anni a beneficio della scuola Ma Meno male che fin finalmente scuola e università cominciano ad avere un'attenzione maggiore questo è uno stato di necessità perché speriamo che non ci sia la seconda ondata, speriamo che il virus regredisca e sia sempre meno pericoloso, però è certo che noi dobbiamo essere pronti e quindi a settembre necessariamente già da oggi dobbiamo dire che Alcune scuole non potranno riprendere a funzionare regolarmente per, per, per gli spazi, per la distanza che sarà ancora necessaria, quindi bisogna potenziare tutti gli strumenti online, di formazione online, sia da remoto, cioè dalle scuole, ma anche nelle famiglie, perché molti non hanno un computer a casa, non hanno la, la linea internet, quindi questo ovviamente bisogna farlo e credere, spero che lo facciano. Tante cose dicono che si fanno, ma poi non sempre si realizzano. Esatto. Speriamo che andremo nella strada giusta. Grazie, Rettore. Allora, io la, la ringrazio tantissimo, come sempre. Lei mi, fa, mi strappa un sorriso ogni mattina. Ricordo l'appuntamento di stasera, dove ci sarà sempre lei, tra l'altro. Quindi lo ricordo alle sue fan, così magari sono già pronte. L'ultima puntata dell'Imprenditore e gli altri. Sì, Dopo 67 puntate, oggi sarà l'ultima puntata. Vedremo cosa. Un po', la lacrimuccia è pronta. No, va bene. Insomma, tutte le cose hanno un inizio e una fine, Lo so, lo so. Purtroppo. Grazie mille, Rettore, a presto. Grazie a, domani. A, lei, a domani. Buona giornata. Arrivederci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Il tempo è volato come sempre. Eh, ora è il momento. Di annunciare l'appuntamento a seguire immancabile il TG più importante della giornata che sarà condotto dalla mia collega Aurora Vena, quella che è venuta a portarmi il cornetto questa mattina, <ride> è stata carinissima, e assieme al direttore Gianluca Fabbi, appunto in co-conduzione con, con Aurora Vena. Io vi ringrazio per avermi seguita. E a, da oggi ho, ho parlato al singolare, quindi questo qui lo, lo taglieremo da domani, lo dico alla regia. <ride> Eh, vi ringrazio tantissimo per, per avermi seguita e eh, ci vediamo domani mattina con la settima puntata. Grazie.